Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi un video per darvi un po' di consigli e mostrarvi un po' di ricettine per tornare in forma, perché non so voi, ma io non mi sono proprio regolata, cioè tra le vacanze di Natale, New York e un po' le feste con gli amici, eccetera, veramente ho mangiato un sacchissimo e quindi ci dobbiamo rimettere in forma, ci dobbiamo rimettere in forma, quindi sto qua per consigliarvi tante ricettine. Adesso vi faccio vedere un po' cosa sto mangiando in questi giorni e vi volevo consigliare soprattutto per la colazione, consigliare soprattutto per la colazione una cosa buona che a me piace un sacco per stare in forma e mi piace proprio un sacco di sapore, ed è questo qua, il porridge al cioccolato. Poiché molto spesso io non ho tempo di prepararmi le cose e rischio veramente di comprarmi le peggio schifezze, con questi qua mi sto trovando bene, perché praticamente io ci aggiungo il latte vegetale a vostro piacere, ma anche l'acqua, e viene buonissimo. È un porridge fatto all'avena e c'è anche il cioccolato, quindi è molto buono. È low carb, quindi ha pochi carboidrati, ha tante proteine, è proprio un prodotto fit creato apposta per una colazione, appunto per stare in forma, ed è di Food Spring. Su Food Spring avete il mio codice sconto, che è valido ed è attivo in esclusiva per voi, risparmiate un sacco. Io vi straconsiglio questo sito perché là trovate tanti prodotti appunto per stare in forma, tra cui questo porridge che poi è bio, è naturale, insomma è buonissimo, e il mio codice è Carlita YT. Appunto, inserendo questo codice Carlita YT, quindi Carlita YouTube, avrete questo sconto e potete prendere, andate a vedere, potete spaziarlo. Questi al cioccolato sono buonissimi, ragazze. Questa è una mia routine di allenamento. Vi consiglio anche di un po' di pre e post workout. Per il pre-workout a me piace tantissimo questo qua, che è lo Shape Shake al caffè. Ragazze, ve lo straconsiglio. Tra tutti gli Shape Shake che ho provato è quello più buono, ha un buonissimo sapore appunto di caffè. Mi piace tantissimo nel pre-allenamento perché mi dà tanta energia, appunto essendo al caffè. Ha un buon sapore, e poi questo qua contiene pochi carboidrati e tantissime proteine, quindi mi dà un sacco di energia. Infatti io, diciamo, non lo prendo come sostitutivo del pasto. Questo non è un sostitutivo del pasto, ma serve proprio per darvi quella carica e quella energia di proteine, eccetera. Quindi magari negli spuntini, come spezzafame, è molto molto buono, e come pre-workout per me è il top. E poi post-workout prendo le proteine, queste qua, le proteine appunto al cocco. Queste sono proteine al cocco croccanti, che sono buonissime, hanno anche un ottimo profumo di cocco, troppo bello. Infatti io sto quasi alla fine, molto molto buono. Ragazze, vi do questo consiglio così magari potete fare anche voi così, che mi trovo benissimo e molto pratico. Mi porto lo Shape Shake, questo qua di Food Spring, che tra l'altro è bianco e dorato, adoro, e ci metto dentro già la quantità di proteine, 20-30 grammi, quelle che dovete prendere, e poi quando sono in palestra ci aggiungo l'acqua, agito e me lo bevo, ed è ottimo appunto per integrare le proteine, appunto per dare tono e muscolo a vostro corpo. E quindi ragazzi, adesso vi faccio vedere un po' di ricettine. Mi raccomando, andate su Food Spring, utilizzate il mio codice sconto CarlitaYT, i prodotti sono ottimi e vi aiutano un sacco, veramente un sacco, a stare in forma. Mua! Ragazzi, questi sono comodi perché io me li porto spesso anche dietro. Qua c'è anche Pupi che vuole osservare tutto. E se ve li portate dietro, al momento ci aggiungete anche un po' d'acqua, vedete, sono molto pratici, anche se ve li portate a scuola, al lavoro, e mescolate, diventa proprio un porridge cremosissimo ed è molto molto buono. Ragazze, ecco qua, guardate la consistenza, è cremosissimo, e dentro ci sono tutti i pezzettini di cioccolata, adoro. Guardate Pupi, vorrebbe mangiarlo, vero? Cucciola. È buonissimo. Zetto oggi bellissimo, ragazze, guardate qua che meraviglia. Allora, mi sono fatta il pollo, poi ho messo pomodori molto speziati, peperoncino, eccetera, mais, che io lo amo, e poi mi sono fatta le gallette, sempre sulla stessa piastra. Ho messo le gallette e le ho fatte crostare, insomma, gallette tostate, crostare. Oh mio Dio, vabbè, tostate, e con le uova sopra, guardate che meraviglia. Cioè, ditemi se non è food porno. Si è appannato tutto. Qua ovviamente c'è Pupi, Pupi, sempre, sempre in prima linea. Ragazzi, devo zoomarvi quest'uovo quando ve lo mangiate con la galletta. È troppo buono, sano e buono. Buon appetito!
Ragazze, stasera ho preparato una ricetta troppo buona, il mio solito salmone con il sesamo, il riso integrale, le carote, ma non sono carote, sono zucchine, col curry e un po' di insalatina. Questa insalata io l'adoro, ragazze, si chiama valeriana ed è troppo buona, vi giuro. Tutto condito con olio, sale e pepe, adesso metterò anche un po' di salsa di soia, anche per il mio amore. E qua ho fatto le chips di cavolo nero, semplicemente si mette il cavolo nero in una pirofila, lavato e ben asciutto. Cosa importante, ben asciutto, con un filo d'olio, ma veramente un filino, sale, pepe, anche un po' d'aglio in polvere, e vengono buonissime e super croccanti. Guardate qua, sono buonissime, provatele a fare e poi scrivetemi nei commenti se non sono sono troppo buone. Vero? Buon appetito. Allora, amore, ci vuoi descrivere cosa hai cucinato? Dai, descrivi. Ho fatto l'hamburger. Bravo, amore. Primo sale e insalata mista. Bravo, amore. E i carboidrati dove sono? Eccoli. Ma come, amore? Non hai fatto un po' di riso? No. Allora, tieni, amore, acchiappa, buon amore. Ecco i carboidrati, vai! Pane integrale di segale. Buon appetito, amore! Che bel piattino, amore! Voi siete stati bravissimi! Il mio sciacchiato, bello! Grazie. Allora, oggi sto sperimentando due cose nuove in cucina. Questo pane di segale, che non l'avevo mai comprato. Di solito io compro sempre quello della Conad. Invece questo qua è nuovo. Gli ingredienti sono ottimi, anche la fetta di pane è molto molto bella. E appunto, negli ingredienti non c'è zucchero, non c'è nulla, è molto molto buono come valori. Lo sto tostando sulla piastra. Da quest'altro lato invece sto facendo il pollo, anzi questo in verità è tacchino. Ci ho messo un po' di zucchine e un po' di rosmarino, e ci ho messo sopra questo qua che è preparato per pollo a curry. Di solito questi preparati non li prendo mai perché sono pieni di schifezze, invece questo qua è proprio buono come preparato. C'era scritto dietro di diluirlo nell'acqua e poi versarlo sopra, io però mi scocciavo, ne ho messo un po' così sopra. Il profumo è buonissimo e gli ingredienti sono ottimi, perché appunto contiene curcuma, zenzero, curry, farina di riso, insomma varie cose proprio per fare la cremina al curry. Magari la prossima volta lo farò così, adesso l'ho messo un po' sopra, e appunto i valori sono, cioè gli ingredienti sono ottimi, quindi mi ha stupito questa cosa. E qua ho preparato un po' di insalatina come contorno, cena fit, velocissima, ragazze. C'è anche Pupi, sempre osserva tutto. Pupi, è tutto ok? Siamo pronti per mangiare? Approvi? Sì, approvo. Sì. Ragazzi, guardate che fantastica cenetta, è venuta una bella cremina. Questo pollo al curry con zucchine. E poi qua ho messo l'insalata e il pane tostato. Buon appetito! Buon appetito! Ragazzi, stasera un bel piatto di pasta al pesto! Yeah! Ho fatto i fusilli integrali al pesto. Buon appetito! Sono buonissimi, adoro la pasta al pesto, a voi piace? Ci sono gli spiedini di tonno, salmone e calamaro, che a noi piacciono tantissimo, sì. Un po' di verdura, un po' di spinacino e un po' di asparagi. Buon appetito! Buon appetito! Ragazzi, oggi una cenetta preparata con la mia nuova vaporiera, che sono fierissima. Dopo ve la faccio vedere un attimo. Comunque ho fatto un contorno di verdure, di carote, zucchine, cipolla, e aromatizzato con rosmarino, un bel trancio di salmone, bello, un bel 300 grammi a me e al mio amore. E poi qua ho fatto... questi poi, ragazzi, sono i shirataki, se metti a fuoco. Questi, ragazzi, sono i shirataki, è praticamente della pasta senza carboidrati, molto molto buona, a me non me ne frega dei carboidrati, ma mi piace, e la preparo così, con tonno, fiocchi di latte, limone, sale e pepe, un pizzico di zenzero e un po' di insalata.
e poi mangeremo anche delle gallette di riso. E questi sono gli shirataki, pasta di konjac, che se vedete i valori è ottima perché ha bassa quantità di carboidrati, quindi anche se siete a dieta eccetera va benissimo. Grazie, questa è la mia bellissima vaporiera, vedete, fatta a strati, e il cibo si cuoce buonissimo, sano, light, e soprattutto non si attacca nella padella, evitate di sporcare le padelle, una cottura molto molto sana. Io vi giuro, da quando l'ho scoperta ho detto oh mio Dio, perché nessuno mi ha mai detto prima di comprarmi una vaporiera? È pazzesca, il sapore dei cibi poi è molto molto più autentico e naturale. Ela, che meraviglia, ma voi guardate qua. Allora, ho preso il merluzzo fresco, qui ovviamente c'è Pupi che osserva tutto, vero amore? Sì sì, osservo tutto. Mamma ti ha lasciato un po' di merluzzo, ragazze, perché io il merluzzo lo mangio solo fresco, e vi giuro, provatelo, quando proverete il merluzzo fresco comincerete a mangiare merluzzo con piacere, perché quello surgelato per me fa schifo e puzza, è una cosa indicibile. Una volta ho preso questi merluzzetti belli grandi, freschi, ed è buonissimo, e lo condiscono con olio, sale, limone, un po' di insalata, questa insalata valeriana, buonissima. Vedete, l'ho tutto pulito e sbucciato, sono bravissima, comprato, cucinato e pulito, vabbè, sono un mito, sono un mito, sono un mito. Vabbè. Poi abbiamo un po' di zuppetta qua, tipo minestrone, che è avanzato da ieri. E qua abbiamo un antipastino, ho fatto anche oggi, con salmone, un po' di sashimi ho fatto, salmone, insalata, peperoncini verdi, avocado e limone. Adesso metterò un po' di pepe. E così, noi ceniamo così, ovviamente accompagnato da gallette o pane integrale sempre. Quando non vedete, o pasta o riso integrale, vuol dire che mangeremo come fonte di carbs gallette o pane integrale. Buon appetito, amore, vieni. Guardate qua. Sì, evviva. Guardate cosa ho fatto, bel pranzetto con queste casarecce integrali. E qua ho fatto seppie e polipetti con piselli e carotine e cipolla nella vaporiera, è venuto buonissimo. E poi ho aggiunto un po' di pomodorino, scusate c'è un po' di vapore, e ho fatto il condimento appunto per le casarecce, un po' l'ho lasciato qua appunto per secondo, e ho condito tutto con olio a crudo. Com'è amore? Buonissimo. Buono? Buon appetito a tutti, buon appetito anche a Pupi, buon appetito, l'equilibrista io la chiamo. Cenetta stasera buonissima, ragazzi, adesso vi faccio scoprire due ricette che so che mi copierete e che vi piaceranno. Guardate qua io cosa faccio per far mangiare il pesce a mio amore. Sono andata a comprare un grandissimo polpo verace fresco, l'ho cotto e adesso l'ho condito, ho fatto questa insalatona e viene buonissima. Provate a farlo e viene buono davvero. Se lo fate stare un po' in posa prima di mangiarlo è ancora più buono. Comunque ho messo il polpo, appunto, che vi ho detto, l'ho scaldato, tagliato a pezzettini, poi ho messo il sedano e i peperoni a pezzettini, sempre crudi perché deve fare il contrasto croccante. Poi ho messo, vabbè, di solito metto quello che ho, quindi regolatevi un po' in base a quello che avete. È un'insalatona che io faccio da un sacco di tempo ed è troppo troppo buona. Vi ho detto, ingrediente base il polpo, i peperoni e il sedano. Poi adesso ho aggiunto anche l'olive, il prezzemolo tritato, un po' di cipolla, un po' di cetriolini a pezzettini. E poi ho messo come condimento sale, pepe, olio e limone e anche un cucchiaio di aceto. Si mescola e si lascia anche così un po' in posa, prende molto sapore ed è buonissima. Tipo se la mangiate anche il giorno dopo è ancora più buona. Qua ho fatto un letto di insalata, quindi adesso ci vado a versare questo sopra. È accompagnato ovviamente da gallette o pane integrale, di solito questo mangiamo la sera. E poi qua ho preparato... Questa è un'altra ricettina che io amo tantissimo, questa me l'ha fatta scoprire mio padre. Praticamente si mette l'arancia tagliata a fette con il finocchio tagliato a fette ed è buonissimo il contrasto croccante del finocchio con l'arancio, che è un po' dolce ed è succoso. E poi per condire ho messo sale, pepe, olio e un po' di finocchietto, vedete i semi di finocchio, viene buonissima anche questa, è top.
un po' di olive e ho messo anche dei gamberetti crudi, perché io amo i gamberi crudi, ragazze. E questa è la nostra insalatina di arance e finocchi. Buon appetito! Vieni, amore! E voilà, ragazze, guardate che bel piatto e gallette. Buona cenetta, Dario. Già quasi finito mentre faccio foto, video. Bene, amore. Mangiamoli tu. Differente. A mi manera, despelucado, en una bici que me lleva a todos lados. Un vallenato desesperado, una cartica que yo guardo.